Ciao, oggi ho visto la locandina del corso di esercizi spirituali che Francesco ha pubblicato proprio in questi giorni e mi ha molto incuriosito il titolo, però voglio chiedergli delle informazioni, magari lo facciamo insieme. E vado a cercarlo. Penso sia in cucina perché sento rumori. Normalmente sta lì. Vediamo, Che stai eccolo. fare? Che fai? Niente, sto aggiustando. Devo fare il cuore e quindi devo girare un po' le foglie. Ma l'alcol fa male. Non fa male. Dobbiamo diventare come il Battista. No, non va bene l'alcol. Bene. Allora, io ti vorrei fare delle domande sugli esercizi. Sugli esercizi spirituali dobbiamo Sì. Perché fare? Ah, e perché? io volevo sapere avere delle informazioni maggiori. Va bene? Va bene. Che cosa vuoi sapere degli esercizi? Allora, innanzitutto il titolo, Dal giardino alla città, perché? Dal giardino alla città, perché l'idea è quella di vedere come nella Bibbia si parte da un giardino nella Genesi e si termina con una città nella Gerusalemme celeste, no? E quindi c'è tutto il progetto di Dio che parte da un giardino e desidera raggiungere una città, chissà come sarà però questa città. E quindi ecco, mi incuriosiva questa idea, anche riferendosi a tante cose che succedono oggi, anche questo fatto della pandemia e poi l'attenzione al creato, tante cose, insomma, tutte E queste poi cose insieme. c'è anche un sottotitolo, Sì, ho messo anche un Creazione, sotto. Creazione, storia storia e destino dell'uomo. dell'uomo, perché Perché? c'è questa relazione tra la creazione, il creato, e all'interno del creato c'è questa cosa importante che è la storia, che è il tempo che si evolve, e tutto questo indica anche una finalità, un destino che c'ha l'uomo, che c'ha l'umanità. E quindi durante gli esercizi, vedendo appunto, creando questo cammino dal deserto, dal giardino in realtà, dal deserto diventa giardino fino alla città che viene dall'alto, vedremo anche questi temi, cioè come Dio ha pensato la creazione, come Dio interviene nella storia, come noi dobbiamo vivere la storia e qual è il destino dell'umanità. Non nel senso che il destino che è già fissato e che sarà così, ma qual è il fine ultimo di tutta la storia dell'umanità. E Secondo la Bibbia. come si svolgeranno? Ho letto Lezio Divina, liturgie monastiche, silenzio. Beh, come stiamo facendo gli esercizi, no? Cioè, nel senso che le persone partecipano alla nostra vita liturgica che già crea una sorta di sfondo, di base su cui porre tutto il resto. Poi ci saranno queste meditazioni che farò io. Magari qualcosa puoi fare tu. Meglio di no. Perché? No? Sarebbe interessante. E poi ci sarà anche la possibilità di vivere la vita fraterna un po' qui con noi, anche se appunto cercheremo di mantenere il clima di silenzio, come siamo abituati. E poi anche però faremo anche degli incontri personali, soprattutto con chi vuole poi, chiaramente, degli incontri personali per poter ritmare il cammino e anche per poter avere delle prospettive nella propria vita, di discernimento, nella vita futura. E quindi per gli esercizi classici, magari non proprio ignaziani, però molto Quindi qui simili. si svolgerà la preghiera, gli Qui si svolge la incontri. preghiera, gli incontri, alcuni momenti anche di fraternità, e poi le persone saranno alloggiate nell'hotel Del ristorante del monastero. monastero che ci Bene. offre questo servizio E visto che d'accompagno. si parla di giardino e di creazione, posso proporre anche dei lavori edificanti nel giardino a chi Dipende, non so se partecipa? ci sarà il tempo, però potremmo pensarlo. Allora, quindi le date sono due. Le Sono date due sono corsi dello due, cioè non sono due puntate, sono due cose stesso. uguali, capito?
capito? Che sono una a luglio e una ad agosto. 12-17 luglio 12-17 luglio, una. e 9-14 agosto. 9-14 agosto l'altra. Una dopo la festa di San Benedetto e l'altra prima della festa E sono dell'Assunzione. aperti a tutti, Sono aperti a tutti. religiosi, sacerdoti, Donne, laici, giovani, suore, vecchi, tutti. vecchi, No, le giovani, suore, bambini vabbè, anche le no. suore, dai. Anche le suore, Anche le anche suore, sì. le Vabbè. monache, non so se possono uscire, anche le monache. Poi anche i bambini, magari forse no. Questo è un Va po' bene. complicato per E loro. allora... Va bene, ho Va bene. soddisfatto tutte le Sì, richieste. sono Posso soddisfatto. fare anche. Va bene. Posso continuare a Sì, lavorare? puoi continuare a fare il tuo liquore. Grazie, sarò di cuore buonissimo. Adesso faccio la parte, quella con il vino bianco, che è molto buona.